tutte le parti, anche giù nei box. Cosa fate qui? Non so, guardiamo. Lei ha paura? Con una certa orario adesso vengono le giornate più lunghe, non ho paura, ma quando ci sono le giornate buie... Troviamo a Bressu, comune alle porte di Milano. Quello che vedete alle mie spalle è l'entrata del centro di prima accoglienza per gli immigrati che arrivano dalla Libia. Per la questione dei migranti dovrebbe rivolgersi all'ufficio stampa della prefettura di Milano. Ti riceve? Grazie. Il centro di Bressu è uno dei crocevia fondamentali dello smistamento di migrati provenienti dalla Libia. Un ponte aereo con Lampedusa permette un flusso continuo. Sudanesi, eritrei, somali, dopo un primo controllo per il riconoscimento, possono entrare e uscire liberamente dal campo. Li hai trovati anche nei box? Sì, sì. Inizio prima della rampa. E la seconda volta invece era proprio in fondo, quasi in fondo ai box. Erano lì a... A fare cosa? Non so. Neanche inglese? No. Non parlate inglese? No. Italiano neanche un pochettino? No. English? No. Lei è un commerciale, il suo negozio? È per mia figlia. Perché è una rovina? È perché continuano a passare avanti e indietro e la gente ha paura. Vanno in giro senza che nessuno li controlli? Sempre vanno in giro, li vedo uscire avanti e indietro tutta a manetta. Siamo sul retro. Quei tendoni blu che potete vedere lì in fondo sono i tendoni allestiti dalla Croce Rossa. Questo è uno dei pochi punti da cui sono visibili. Gira con quei telefoni che neanche io che sono un commerciante ce l'ho. Lei dice mi chiedono da mangiare ma poi c'hanno lo smartphone nuovo. Sì. L'ultima generazione, li vede? Non c'è nessuno che è soddisfatto. Nessuno.